bentornati a Madre Terra e oggi parliamo di consumatori. L'attività di difesa e tutela dei consumatori è una cosa che personalmente ritengo di grande importanza. Ero un giovane assessore ventenne del comune di Salerno, la mia città, quando costituì per la prima volta un ufficio difesa del consumatore che chiamai UDIC al comune di Salerno, che ancora esiste negli anni, e uno degli obiettivi era stabilire un principio elementare, cioè che i cittadini andassero tutelati sempre anche in qualità di utenti e consumatori, perché molte volte nei cibi, nei prodotti alimentari c'erano dei trucchi, ma questo poteva capitare anche nei prodotti finanziari, nei servizi. E proprio nelle scorse settimane c'è stato il trentennale di un'associazione che io conosco da tanto, che si chiama Adusbef, che è un'associazione che si è specializzata, grazie al lavoro di Elio Lannutti, che è stato per questi 30 anni il presidente, adesso è diventato il presidente onorario. E in questi anni di che lavoro hanno fatto? Un lavoro costante e attento rispetto a episodi che poi sono diventati eclatanti, e cioè le truffe fatte ai risparmiatori, fatte a coloro che pensavano di mettere in banca o di affidarsi allo Stato per la tutela dei propri risparmi, e sono stati invece danneggiati e truffati. Bene, negli anni ho sempre sostenuto il diritto dei consumatori a essere tutelati anche attraverso quelle che si chiama class action, cioè una possibilità di andare dai giudici, non ognuno singolarmente, ma fare in modo che i consumatori in quanto tali potessero essere e far sentire la loro voce rispetto alle grandi lobby, alle grandi multinazionali, che attraverso una gestione dei mezzi di informazione, attraverso una quantità di soldi enormi che hanno a disposizione, troppe volte approfittano della debolezza del singolo, come succede per il singolo cittadino, per fare i propri affari. Ecco, io credo che vada dato atto al lavoro dell'ASUF e di altre associazioni dei consumatori che hanno lavorato sempre dalla parte del cittadino di questo grande lavoro, ed è importante che anche nel prosieguo gli utenti, i consumatori, noi tutti nella nostra qualità di cittadini che ci troviamo di fronte a dei colossi che hanno ovviamente una sproporzione di forza nei nostri confronti come individuo, possiamo avere sempre più una tutela da parte di questo associazionismo che sia però trasparente e chiaro. Quindi vediamo i servizi sul trentennale dell'ASUF. Oggi sono 30 anni esatti dalla costituzione dell'ADUSBEF, 30 anni, che è avvenuta nella sede storica di Via Farini a Roma il 13 maggio 87, l'anno prima della nascita d'Avvenimenti, quel settimanale di inchiesta precursore della Milano da bere e di mani pulite. E da 30 anni abbiamo l'orgoglio di rivendicare le numerose battaglie a difesa dei diritti in un paese purtroppo divorato da corruzione, illegalità e tra gli ultimi posti per libertà di stampa. L'ADUSBEF è la più francescana delle associazioni, nata da un'idea del sottoscritto, e fu fondata da un gruppo di tecnici bancari per arginare il grande potere delle banche e dei collusi controllori. Abbiamo condotto grandi battaglie a difesa dei diritti, abbiamo vinto e qualche volta abbiamo anche perso. Io, tra gli altri ospiti, Ferdinando Imposimato, voglio ricordare in prima fila Rosario Trefiletti, il presidente della Federconsumatori. Con lui abbiamo fatto 19 anni di battaglie comuni. Insieme ad Antonio Tanza abbiamo denunciato lo strapotere delle agenzie di rating. Dobbiamo ringraziare un magistrato coraggioso, Michele Ruggero, a schiena dritta. E lì, nonostante fosse una causa documentale, perché c'erano le prove, le intercettazioni, siamo stati sconfitti. Siamo stati sconfitti perché lo strapotere di chi domina il mondo, dei padroni del mondo,
è troppo forte. Io rispetto tutte le sentenze dei magistrati, quindi anche l'ultima, adesso attendiamo le motivazioni della sentenza, però quella è stata una battaglia dove dobbiamo prendere atto che siamo stati sconfitti, ma non tanto noi, io e Rosario, che insieme agli altri dell'Adusbef Puglia, ad Antonio Tanza, siamo stati presenti alle udienze. È la sconfitta della giustizia, la sconfitta della giustizia. Le nostre battaglie hanno limitato l'arroganza di banchieri e assicuratori, hanno cercato di aiutare milioni di cittadini a difendere i loro diritti, Cirio, Parmalat, Tango Bond, Furbetti del Quartierino, Banca Italia, la Consob, Lamberto Cardia, Fondiaria, MPS. E l'ultima nostra battaglia che rivendichiamo è quella di aver fatto aprire un'indagine da parte della Procura di Milano, del procuratore capo Francesco Greco, su Confindustria e Il Sole 24 Ore. Truccavano i conti questi padroni delle ferriere, che ogni giorno danno lezione di etica e di moralità. Truccavano i conti del Sole 24 Ore. Non vendeva le copie, e tra l'altro truccava anche la pubblicità. Non vendevano le copie che dichiaravano di vendere, ma ne vendevano molto di meno, e quindi hanno fatto un buco di 50 milioni. Adesso aspettiamo che cosa accadrà. Ma anche questa è un'altra battaglia che noi abbiamo fatto a tutela della trasparenza dei mercati. Avevamo denunciato la Consob. Purtroppo la Consob ha sempre fatto orecchie da mercante. Anzi, invece di perseguire gli autori degli scempi di mercato, ha perseguito chi quegli scempi li denunciava. E noi siamo stati tra quelli che sono stati sanzionati dalla Consob e, per fortuna, credendo nella giustizia, la Corte di Cassazione li ha condannati, grazie ai nostri avvocati, ad Antonio Tanza. Un paio di giorni fa abbiamo fatto l'ennesimo conto sulle banche. Allora, dal 2013, il primo governo non eletto, quello di Letta, che si insediò, poi è venuto quello di Renzi e poi quello adesso di Gentiloni. Allora, abbiamo fatto i conti. Le banche hanno avuto qualcosa come 80,88 miliardi di euro. Li abbiamo elencati. 80 miliardi di euro. E quando arrivano le tragedie come il terremoto, si trovano i soldi, 20 miliardi subito per aumentare il debito pubblico, ma i terremotati li si lascia sotto la neve, in Abruzzo, nelle Marche, e nell'Umbria, e sotto le macerie. Noi dobbiamo cercare di combattere questo sistema. Noi siamo state la più francescana delle associazioni. 30 anni di lotte, di battaglie, e non abbiamo avuto paura. Siamo state testimoni e principali protagonisti nella tutela dei diritti su servizi delicatissimi quali banche, assicurazioni, telefonia, risparmio, derivati, denaro dal nulla. Abbiamo saputo svolgere, pur nella cappa dell'indifferenza e della censura preventiva, del servilismo mediatico, nella cornice di un'informazione di regime asseverata ai suoi azionisti di riferimento, quindi alle banche oppure ai padrini politici, come nell'informazione pubblica RAI, adusi ad assecondare il potere e non a registrare mai le voci fuori dal coro. Abbiamo svolto un ruolo importante, di riferimento, una leadership, anche quando le controparti, ce lo ricordiamo, si sceglievano associazioni di comodo nelle materie bancarie, finanziarie e assicurative. Lascio senza rimpianti, se non quello di non aver potuto far comprendere il ruolo legittimo
legittimo delle minoranze nelle associazioni democratiche che invece di sbattere i pugni alle porte avevano il dovere del confronto per ambire con atti, fatti, proposti ed idee più convincenti a diventare maggioranza. Lascio la guida di Adusbef dopo 30 anni, se sarà eletto, in buone mani all'avvocato Antonio Tanza, l'unico dirigente in grado di portare avanti principi ed ideali presenti nel DNA dell'Adusbef, affinché possano resistere e restare nel tempo, oltre i fondatori. Gli uomini passano, le idee e gli ideali restano, devono restare, devono resistere, devono rimanere. Voi nella cartellina avete la prima pagina e l'ultima dell'atto costitutivo dell'Adusbef del 13 maggio 1987 a Via Farini. Chi ha paura anche dalle minacce del terrorismo e della rappresaglia economica finanziaria muore ogni giorno. Continueremo le lotte, continuate le battaglie, l'onestà tornerà, dovrà tornare per salvare questo paese dal degrado con il nostro piccolo contributo della corruzione e della illegalità, che sono i cancri soprattutto per le giovani generazioni che devono scappare all'estero perché questi partiti gli hanno rubato perfino la speranza del futuro. Continuerò anch'io per i giovani, per i ragazzi. Grazie a tutti. Sono molto emozionato perché è da 20 anni che sono con Elio, con Mauro, con Bruno e anche con Enrico Garozzo, che ricordo sempre con grande affetto. Sono entrato in Adusbef nel 96, quindi sono 21 anni. E, diciamo, sono entrato quasi per caso. Ci tengo a così ricordare un po' i passaggi di questa storia, perché devono essere un po' i passaggi che nel vostro cuore devono segnare la vostra presenza in questa associazione. Nei primi anni 90, per molti anni rispondevo al telefono verde antiusura che gentilmente mi era stato offerto da un onorevole Antonio Rotundo, ed era un onorevole dell'attuale PD, prima c'era il PC, ed è stato all'epoca, in effetti, anche se io non amo, diciamo, un po' i partiti politici, è stato l'unico partito che all'epoca mi aprì le porte, perché mio zio, che era il senatore Lisi del Movimento Sociale Italiano, praticamente, mi disse tranquillamente che assolutamente non mi avrebbe dato nessuna mano per fare le guerre contro le banche. Ed Antonio Rotundo mi presentò, dopo queste vicende, le prime denunce per usura contro le banche a Lecce. Ecco perché abbiamo iniziato un po' presto a fare le denunce alle banche. Mi presentò Delio Lannutti, e da questo incontro, da questa simbiosi di ideologie, di intenti, io fui eletto vicepresidente di Adusbef un anno dopo. Questo mi diede grande soddisfazione, grande forza, grande incoraggiamento, perché ogni guerra, ogni battaglia che si metteva su veniva immediatamente colta da Elio, diffusa in tutti i giornali, in tutte le sedi,
Per cui, da avvocato di provincia, da avvocato che vince la causa, a cui insomma tutto sommato nell'epoca non poteva importare a nessuno, immediatamente invece quelle vittorie diventarono sostanzialmente le vittorie dei consumatori italiani, le vittorie di tutti noi. Noi siamo avvocati commercialisti, siamo professionisti, siamo gente laureata, i parolai non li vogliamo. Non vogliamo i padroncini che prendono la mancetta dagli avvocati per passare gli incarichi. Non ci appartiene questa logica. Non ci appartiene e non ci apparterrà. Quindi mi prendo personalmente insieme a voi questi pochi mesi, giugno, maggio, giugno, luglio, per raddrizzare radicalmente l'associazione su questo punto di vista. Questo è un compito, diciamo, che avevo iniziato già a fare nel 2016, che si affianca al lavoro di Elio, che rimarrà assolutamente con noi e sarà sempre la spina dorsale di Atusbef. Cioè, questo è una cosa, questa mia attività è in continuità. È ovvio che, essendo avvocato, colgo delle particolarità che Elio, non essendo avvocato, ovviamente, così come io sono un pessimo giornalista, un pessimo politico, ognuno ha i suoi limiti, voglio dire, però io devo raddrizzare l'associazione dal punto di vista degli avvocati. Certo, vi dico, il periodo è duro, lo sappiamo, ed è duro per tutti, ma specialmente per questa crisi enorme, per questo paese purtroppo abbastanza marcio. Ma se da una parte io vedo Elio con la sua ideologia, con le nuove forze politiche, con i 5 Stelle, abbiamo sentito stamattina un po' tutti che è l'unica speranza del paese, nello stesso tempo io, essendo avvocato, non essendo un politico, credo nella giustizia, credo che bisogna lottare. Lo so che ci saranno molti magistrati che ci creeranno problemi, perché, diciamo, io non penso mai che un magistrato non sia preparato. I magistrati sono preparati e hanno fatto quel concorso. Ci credo invece molto nelle influenze. Influenze, ripeto, in questo periodo sono anche stataliste, perché in questo periodo storico è passato il messaggio: bisogna salvare le banche. Quando poi io ho avuto, in 30 anni di professione, io faccio l'avvocato dal 1983, l'ho superato un po' i 30 anni, 7 suicidi. Ed è una cosa che non posso sopportare, cioè parlare con una persona, raccogliere la disperazione e poi apprendere dalla moglie e dal figlio che quella persona non c'è più. L'ultimo, con Elio, stavamo in sede centrale, è venuto il padre di un falegname sardo che ha lasciato le sue ultime volontà sul compensato, come fanno tutti i falegnami, ha lasciato la riscossione dei suoi ultimi crediti, 7-8 mila euro, ha salutato i due bambini, la moglie lo aveva lasciato, le mogli mi menano, il marito è uguale, diciamo, in questo caso era la moglie che l'aveva lasciato. Si è impiccato nella falegnameria per i debiti per banca. L'anno precedente avevo perso un altro, e così via. Capite quanta sofferenza c'è in questo mestiere e quanta forza però danno. Noi dobbiamo lottare per quelli che non ci sono più, dobbiamo lottare per gli ideali.